c'è tanto rammarico, ma purtroppo dobbiamo prendere atto della situazione. Abbiamo avuto molti episodi sfavorevoli, qualcosa abbiamo sbagliato anche noi, molti infortuni, quindi avete visto che anche oggi abbiamo creato non so quante palle gol nel primo tempo e poi il secondo tempo siamo arrivati a giocare in inferiorità numerica perché Colombo si è stirato. Ci sono molti giocatori fuori da recuperare, quindi non è mai facile riuscire a mettere in campo una formazione soprattutto che atleticamente possa stare al meglio, perché come tu sai quando si rientra dagli infortuni ci vuole un certo periodo di rodaggio per poter riessere e dare insomma un rendimento importante alla squadra. È una sfida in 180 minuti, ci giochiamo una stagione, la preoccupazione va messa da parte, bisogna cercare di caricare questi ragazzi, dobbiamo cercare di recuperare più giocatori possibile e soprattutto mettere in campo gente che possa dare il suo contributo. Io ho sempre cercato di fare questo, cercando di mettere in campo, non guardando i nomi, ma cercando di mettere in campo sempre gente che possa dare un grande contributo, però insomma è chiaro che mi avrebbe fatto piacere avere tutti a disposizione. Ma la squadra è pronta, sa che si gioca un campionato, questi ragazzi sono da luglio che soffrono, io sono arrivato dopo, ma loro è tanto che è sempre l'ultima spiaggia. È chiaro che gestire 15 giorni a Salerno per arrivare alla partita è più pesante che gestirli a Lanciano, se è il Lanciano, se sarà un'altra squadra, non lo so. Qui c'è una grande pressione, si vive di calcio 24 ore al giorno, magari in un'altra città passa meglio questa attesa di arrivare alla gara, ecco, questo volevo dire. Tutte sono difficili, sono tutte partite difficili, non si può dire meglio una e meglio l'altra. Sono tutte squadre che come noi si giocano un campionato in 180 minuti e tutte daranno il meglio, quindi bisogna vedere anche uno come ci arriva, nelle condizioni psicofisiche migliori, ma poi gli episodi recitano sempre una parte importante in questo gioco. E quindi noi dobbiamo cercare insomma, appunto di recuperare più giocatori possibile, di trovare una buona condizione atletica e poi giocarci questi 180 minuti.